La Camera di Commercio di Brescia ha ospitato la premiazione delle attività storiche della provincia, tra le quali anche diverse realtà della Valtrompia. Il supporto della comunità montana ha consentito di perfezionare l'iter di candidatura per tre realtà valtrompline, vale a dire Albergo Ristorante Belvedere di San Colombano, Osvaldo Barber, storico parrucchiere di Inzino, e Bar Trattoria Primavera di William Fausti di Brozzo. Nella lista dei premiati anche Pasticceria, Forneria e Caffetteria Tomasoni di Bovezzo, Caffè Belussi di Villa Carcina e Bar Trattoria Cascata di Brozzo. Abbiamo sentito uno dei premiati, il titolare dell'Albergo Ristorante Belvedere di San Colombano, William Rambaldini. William Rambaldini dell'Albergo Belvedere ci mostra con orgoglio la targa che ha appena ricevuto da Lombardia. Sì, appena ricevuta. Una longevità dal 1952, che l'hanno iniziata i miei nonni, poi i miei genitori e adesso io con mia mamma stiamo proseguendo questa attività alberghiera. È stata dura negli anni del Covid, ma nonostante tutto ce l'abbiamo fatta. Anche voi parteciperete a questa rassegna Due Passi del Gusto? Certamente partecipiamo, molto orgogliosi di partecipare. E orgogliosi del vostro paese, San Colombano? Certamente, molto orgogliosi del nostro paese. È un albergo, quindi non solo ristorante? Albergo, sì, albergo ristorante. Cosa pensate per il futuro? Sarà un 2023 migliore? Si spera che sia un anno migliore. Ora attendiamo solo la neve per far sì che i nostri clienti si divertano sulla neve e si divertano nelle nostre sale da pranzo con i nostri prodotti tipici.